Il punto è che quando sei chiamato a scegliere, devi scegliere chi difendere. E noi abbiamo deciso di difendere le persone che erano più deboli. Con questo obiettivo, che sposa appieno la politica messa in campo dalla Regione Campania in tema di politiche sociali, nasce la nuova rubrica Muoversi senza barriere, a cura della redazione giornalistica di Muoversi in Campania. Un viaggio che si realizza in sinergia con istituzioni e associazioni impegnate sul territorio per individuare le azioni fatte e da fare in tema di politiche sociali. Dall'integrazione e potenziamento per il fondo sulle disabilità al trasporto scolastico gratuito per gli studenti diversamente abili, un programma imponente, quello messo in campo dalla Regione Campania. Sul trasporto scolastico e l'assistenza specialistica, la Campania ha alzato la voce, ha battuto i pugni sul tavolo. Noi abbiamo fatto saltare due conferenze, Stato-Regioni, proprio perché non ci sembrava giusto che il riparto delle risorse fosse fatto sulla base della spesa storica e non sul numero di persone con disabilità. Per noi era inaccettabile che uno studente campano dovesse valere meno di uno lombardo piuttosto che di uno veneto. E quindi abbiamo fatto saltare il tavolo e per questo abbiamo guadagnato più risorse, 7 milioni e mezzo il primo anno, 8 milioni e mezzo il secondo. Per il riparto di quest'anno stiamo ancora ragionando in conferenza Stato-Regione. Abbiamo chiesto però al neoministro che si faccia il riparto, perché la scuola comincerà a settembre, quindi è evidente che noi non possiamo aspettare tempi burocratici perché la scuola comincerà. Perché dobbiamo difendere i nostri studenti, perché il diritto allo studio deve essere garantito a tutti, perché anche gli studenti che possono avere delle difficoltà, casomai maggiori di altri, devono sentirsi tutelati, devono sentirsi tranquilli, sereni e poter andare a scuola col sorriso sulle labbra. Dunque, favorire l'accesso ai trasporti, sport, cultura, svago alle persone diversamente abili, contribuire alla diffusione dei servizi dedicati a chi ha problemi motori e non solo, porre l'attenzione sulle realtà dove ancora restano alte le barriere. Tutto questo sarà Muoversi senza barriere, il nuovo appuntamento quindicinale di Muoversi in Campania, in onda da sabato 7 luglio. Un in bocca al lupo a voi per questa rubrica. Io credo che sia importante ascoltare soprattutto la voce di chi poi quei servizi ogni giorno di quei servizi deve godere e anche per modificarli meglio. Io qualche volta lo dico quando mi chiamano associazioni oppure singoli cittadini che mi dicono che non vogliono disturbare. Io credo che invece non debba essere vissuto come disturbo il fatto che dei cittadini ti chiedano di migliorare un servizio, perché altrimenti chiaramente l'assessorato potrebbe non venirne a conoscenza, anche la vostra rubrica potrebbe servire per questo, cioè portare a conoscenza della regione delle cose che possono non funzionare e aggiustare il tiro.